Tire pressure, 1.9 rear. You're doing good. One lap to go. What's going on? There is another car on the track. Who is the driver? Indo. Sono stati talmente tanti anni che veramente faccio fatica a ricordarmi purtroppo, però scherzi a parte, come tutti, come tutti i miei colleghi, l'inizio è stato proprio da ragazzino, da bambino con i Go Kart. Io ho avuto la fortuna che proprio eh, nel periodo in cui avevo 11-12 anni un caro amico di mio papà eh, aprì una pista di kart a Nizza Monferrato pista winner, pista sulla quale tra l'altro mi alleno ancora oggi dopo oltre 40 anni e per, come regalo di compleanno per il mio dodicesimo compleanno mi portarono proprio a fare qualche giro su, su questi go kart che io fino allora leggevo solo su, su autosprint il mercoledì ma che non avevo mai avuto la possibilità di guidare e quello è stato l'inizio un po' di tutto quello che poi è venuto, è, venuto, è venuto dopo. Ero un grande appassionato di calcio, giocavo a pallone come tutti i bambini e ragazzini di, di quell'età lì però dal, dai miei primi giri in go kart eh, capì che la mia strada sarebbe stata un'altra, almeno dal punto di vista della passione e della competitività che avevo in quegli anni lì sul campo da calcio che sarebbe stata trasferita molto molto velocemente sulle piste di Go Kart. Dopo le prime esperienze in Go Kart, a livello proprio amatoriale come puro divertimento, iniziarono le prime gare, iniziarono le prime gare, arrivarono anche i primi risultati e velocemente si arrivò all'età del, della patente, quindi al mese di giugno del 1982, qualche mese prima di arrivare al, al fatidico compimento dei, dei 18 anni, iniziai a pensare che eh, con la patente avrei potuto anche provare a iniziare a correre in automobile. Quindi eh, con l'aiuto di, di mio papà e... Eh, che mi, mi ha sempre supportato nella mia attività di go-kart, nonostante mi abbia sempre tenuto coi piedi molto saldi sulla terra perché non avendo possibilità economiche di, per potermi supportare, e mi, ave, mi ha sempre messo in guardia sul fatto che, guarda, anche se hai il talento e se sei lui diceva ah, bravino, no, non è detto che tu possa, possa fare carriera o, o raggiungere i tuoi obiettivi perché l'automobilismo è uno sport dove. La componente economica e finanziaria è molto importante, quindi io sapevo di, non, di, di, di iniziare questa, questo sogno senza però avere alle spalle un, un aiuto concreto e consistente. E, e quindi lui mi supportò grazie anche all'aiuto all di un caro amico di famiglia che è Gianfranco Palazzoli, che allora era molto eh, introdotto e molto conosciuto nell'ambito della Formula 1. Come team manager di, di, di tira e addirittura personaggio, eh, tra l'altro, che mi ha dato dei consigli molto molto eh, validi. E col suo aiuto mi iscrissi appunto al corso federale XAI, che si svolgeva tra l'altro eh, al di fuori di Vallelunga, ed è successo solo due volte nella storia della, della scuola federale XAI. E io feci il corso di dicembre, a dicembre 82, feci questo corso a Misano Adriatico. Alla fine del corso, dei sei giorni di corso, il feedback degli istruttori fu molto positivo, per cui mi, mi consigliarono di provarci. E mi, dicevano, mi dissero, tu hai tutte le carte in regola per poterci provare. Abbiamo visto in te eh, un talento che potrebbe eh, permetterti di eh, provare a, a far sì che il tuo sogno possa diventare magari realtà. E lì iniziai con la formula Fiat Hubbard, sempre cercando di correre. E spendendo il meno possibile o addirittura niente, perché come ti dicevo, non avevo assolutamente le possibilità per poterlo fare e di lì iniziò tutto. E quindi, due anni di Fiat Abart con dei risultati eccellenti, il passaggio grazie alla prima racing dopo aver svolto un test a Imola e, col Formula 3 mi fecero debuttare in Formula 3 a costo zero perché e questo fu, mi sentivo quasi una mosca bianca perché potei iniziare a, diciamo, a fare il salto di qualità con un Formula 3 senza avere sponsor, senza avere un aiuto economico, senza avere la classica valigia. Quindi quella già fu la prima grande soddisfazione della mia, della mia carriera. Lì ci fu un rovescio della medaglia che dopo le prime gare con dei risultati veramente incredibili perché io feci solo... 4-5 gare nella stagione 85, però fece una pole position e due podi, quindi fu un debutto direi più che soddisfacente. Però ci fu il rovescio della medaglia che l'anno successivo mi resi conto che senza un aiuto economico non avrei potuto continuare. E Prima Racing cercò di aiutarmi, però a un certo punto dovette cedere a, a miei colleghi che arrivarono con la valigia e mi portarono via al posto. E lì eh, nacque il mio rapporto. E lavorativo e soprattutto anche di grande stima reciproca con Ferdinando Ravarotto che considero la persona che in Formula 3 eh, è l'unica persona che veramente mi ha dato una grande possibilità di poter continuare nonostante eh, le, le possibilità economiche fossero pari a zero. Lui tra l'altro la prima volta che mi chiamò mi mise abbastanza in difficoltà perché nonostante fosse qui a Novara quindi a un'ora di macchina da casa mia eh, ero quasi titubante e, e ad andarlo a trovare a fare questo incontro che lui mi chiese perché sapevo che Ferdinando era considerato eh, uno dei team più costosi in assoluto. Anche perché ha sempre avuto la fortuna di far correre piloti con grandi possibilità e grandi supporti economici. Quindi, di, dentro di me, dicevo: inutile che vada a fare un incontro con Ferdinando quando so già che eh, la risposta sarà che non ci, non ci sarà la possibilità di, di, di nessuna collaborazione. Invece trovai una persona eccezionale che mi disse, anche lui dopo un paio di test mi disse guarda eh, accetto la scommessa di farti correre, eh, partiamo e poi vedremo cosa succederà eh, durante la stagione. E con lui corsi per due anni, e anche lì con grandi soddisfazioni. Vincemmo il Gran Premio Lotteria di Monza e sfiorai la, la vittoria al Gran Premio di Monte Carlo. È solo una grande sfortuna, ci porto via probabilmente una vittoria sicura. Perché nell'88 io partii praticamente ultimo a Monte Carlo, fin in, finendo quarto, segnando più volte il giro più veloce della gara. Infatti, and, andai a podio proprio perché per il giro più veloce della gara, e partendo ultimo arrivai in coda ai primi tre. E, e quindi quella fu una gara che se le qualifiche fossero andate come dovevano andare senza il problema tecnico che ho avuto che mi impedirono quasi di fare le qualifiche ed ero, ti dico la verità, prima di leggere la classifica delle, delle qualifiche ero convinto di essere non qualificato perché avevo fatto praticamente un solo giro cronometrato, però quel giro mi valse la possibilità di correre, di partire in ultima fila e vi faccio un esempio, allora c'erano così tante macchine che quelli quello che fu il campione italiano dell'epoca e chi dominava il campionato italiano dell'epoca non si qualificarono per la gara, quindi ti dico io con un giro fui, mi qualificai ultimo e in gara arrivai quarto a ridosso dei primi tre, quindi eh, direi una, una grandissima soddisfazione. E poi però di lì iniziarono anche i problemi grossi dal punto di vista mio personale perché dicevo cavolo i risultati ci sono, feci anche un test col Formula 3000 super positivo però non avevo mai la possibilità economica di fare questo salto e quindi iniziarono anche dei problemi a livello mio morale che stavo un po' perdendo di fiducia e, e il morale era sotto i piedi in quanto capii che il passaggio alle categorie superiori nonostante l'aiuto di tanti team che mi, mi offrirono di correre anche un terzo del budget necessario non riuscivo mai a raggiungere quel budget lì e lì ci fu il secondo passaggio fondamentale della mia carriera. Che fu l'incontro casuale con Emilio Radaelli e con Audi Sport Italia, che allora era Audi Sport Europa Team. Anche lì ci arrivai tramite un amico comune che era eh, Lucio Vergani, che era un eh, team manager preparatore di Formula 3 molto, molto bravo. Che lui mi vide correre in Formula 3 e disse eh, amico di Emilio e quindi consiglio ad Emilio di, di contattarmi, perché ha detto lui è un ragazzo molto veloce, ha fat fa fatica ad andare avanti perché non ha assolutamente possibilità economiche e si trova ad un punto morto della sua carriera, probabilmente eh, potrebbe essere la persona giusta per i tuoi progetti futuri nel turismo e lì nacque, nacque questa mia seconda carriera. Direi che quella che all'epoca, e parliamo del 1990, sembrava un ripiego per me, fu effettivamente alla fine la mia grande fortuna, perché l'approcciarmi eh, ad Emilio Radaelli e a Roberta Gremignani e Audi Sport Europa Team, che allora loro erano molto conosciuti, Emilio come navigatore ufficiale del, del team Audi Sport, dei tempi d'oro di Audi Sport, e. E quindi molto conosciuto nel, nell'ambito dei rally e poi come team manager nell'ambito dei rally. E si approcciava alle gare in circuito, e quindi quella fu per me la svolta di quella che poi è stata eh, dal 93-94 in poi la seconda, la, la seconda parte della mia, della mia carriera che mi ha portato poi a tutto quello che fortunatamente sono riuscito a raggiungere. Quando sei un ragazzino di 17-18 anni inizi tua, il tuo sogno e con le vetture a ruote scoperte l'obiettivo e il sogno è quello di arrivare un giorno a, a poter correre nella massima formula. Poi col passare degli anni, con l'esperienza ti accorgi che esistono altre categorie altrettanto importanti, forse un po' meno sotto i riflettori del, dei grandi media. Che però ti possono dare altrettante soddisfazioni, e lì capisci che non esiste solo la Formula 1, non esistono solo le ruote scoperte, e esiste la possibilità di fare una grande carriera e di essere un professionista anche con, con le ruote coperte. Oggi, diciamo con l'esperienza e col senno di poi, cercherei di approcciare le vetture a ruote coperte e le vetture turismo, che negli anni '80 erano veramente molto, molto importanti. E soprattutto in Germania, perché in Italia diciamo non, non, non hanno mai avuto questo riscontro che invece hanno avuto negli anni Ottanta in, in Germania soprattutto. Vediamo tantissimi piloti eh, che hanno fatto una grandissima carriera proprio passando dalle vetture a ruote scoperte alle vetture turismo. E Emanuele Pirro è uno di questi che io infatti ho sempre ammirato Emanuele prima ancora di conoscerlo e di averlo come compagno di squadra e compagno di team perché era uno dei pochi, è stato uno dei pochi piloti che ha capito immediatamente qual era l'importanza di poter avere il piedi in più scarpe. E, e infatti lui nonostante fosse un pilota eh, fosse arrivato alla Formula 1 fosse pilota collaudatore della Honda della McLaren Honda non ha mai rinunciato ad avere un contratto come pilota di vetture turismo e secondo me quello è stato poi anche per lui il, il passo fondamentale per la seconda parte della, della sua carriera. Per fortuna mi ricordo i personaggi positivi, quelli negativi ho, ho cercato di dimenticarli, ne ho uno sempre in mente che a un certo punto della carriera credo che eh, se non avesse avuto questa possibilità di poi poter raggiungere il team Audi, prima Audi Sport Italia, poi Audi Sport, eh, avrebbe potuto veramente crearmi dei grossi problemi. È un personaggio che all'epoca era molto influente all'interno del team BMW, però non, eh, come ti dico... E ho cercato proprio di dimenticare e di metterci una pietra sopra. Direi che mi piacerebbe parlare solo delle persone positive e ne ho veramente tante, alcune proprio chiave fondamentali nel, nello svolgimento della, della mia carriera, che sono state beh, mio papà e prima di tutto sicuramente e Emilio Radaelli e direi prima di Emilio Radaelli Angelino Ravaglia. E, quando ho iniziato in Formula Fiat Abart, che mi ha dato fiducia nonostante non avessi assolutamente possibilità economiche, e la Prema Racing, Ferdinando Ravarotto, e Lucio Vergani. Che io dimentico sempre di nominarlo: ma senza il suo diciamo, eh, consiglio ad Emilio Radaelli probabilmente non avrei mai conosciuto Emilio Radaelli. e e queste sono le persone fondamentali e poi direi quello che più eh, mi ha supportato direi il dottor Urrich una volta raggiunto Audi Sport. E non, non voglio dimenticare neanche il dottor Cerenizza che all'epoca del mio debutto in, in Audi, eh, in Audi Sport Italia, quando si fu il passaggio da Audi Sport Europa Team a Audi Sport Italia, quindi il debutto nel campionato italiano super turismo. credo eh, il dottor Cerenizza e tutta quella che era la dirigenza all'epoca di della loro autogerma oggi Volkswagen Group Italia divisione Audi sono tutte persone che ricordo con un, una gioia incredibile e ancora oggi una stima nei loro confronti eh, incredibile. Ma io ho avuto la fortuna di dividere la macchina e, o di avere compagni di squadra veramente fortissimi. Quando si correva in superturismo, quindi eh, il compagno di squadra era il primo avversario. Il fatto di avere eh, compagni di squadra molto forti era uno stimolo incredibile per potersi migliorare in continuazione. Ed io ho sempre cercato di, 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 di rubare dai miei compagni di squadra eh, ad ognuno di loro qualche piccolo segreto perché io ho sempre detto: il pilota perfetto non esiste, ognuno di noi ha delle capacità. Ha un talento particolare che ti fa sì di emergere, e guardando un giro di, di pista e una telemetria, è facile capire che ognuno di noi ha determinati punti di forza. Quindi, il segreto di ognuno di ogni pilota, secondo me, è di poter rapire o rubare al, al tuo compagno di squadra o agli avversari quelli che sono, diciamo, i punti, i punti di forza. Perché è la cosa incredibile per uno che non è una, un, al di dentro del nostro mondo è. E vedere un giro di pista dove a volte le differenze di tempo sul giro sono parliamo di centesimi di secondo, eppure se tu guardi la telemetria, il giro viene affrontato in maniera completamente diversa. Quindi ci sono punti dove io guadagno un paio di decimi, altri punti dove ne perdo altrettanti e poi alla fine del giro il tempo è quasi fotocopia. Io avendo diviso il team e, e molte volte l'abitacolo con piloti di altissimo livello ho cercato sempre di rapinare, di rubare qual qualche segreto e loro hanno cercato sicuramente di rapinare e di rubare qualche segreto a me. E quindi e quando parlo con Tom Christensen e con Alan McNish e facciamo sempre questo esempio, che siamo tre piloti con caratteristiche completamente diverse, però messi insieme abbiamo creato direi un... Una miscela abbastanza esplosiva che ha fatto sì che raggiungessimo dei risultati incredibili. Compagni di squadra fortissimi me li ricordo tutti: da Emanuele Pirro a Frank Bila, e Ivan Muller, Christensen, McNish, Johnny Herbert, e Michele Alboreto. Che è il pilota al, al quale ero più legato e ancora oggi mi sento legatissimo. Ancora oggi diciamo non c'è un giorno in cui non penso a Michele. E tutti i piloti che mi hanno insegnato tanto, con i quali ho diviso eh, gran parte dei miei successi, e soprattutto tutti i piloti che, secondo me, dal punto di vista del talento, della personalità, e del modo di essere e della mentalità vincente avevano qualcosa in più degli altri, e, grazie, e, ci, e questi sono i motivi per i quali, poi, hanno raggiunto ognuno di loro risultati eccezionali e nella loro carriera. E secondo me non è un caso che i piloti che ho nominato, che sia Frank Bila, che sia Emanuele Pirro, che sia Tom, Alan, sono tutti piloti che ancora oggi, nonostante abbiano smesso l'attività di piloti, sono rimasti legati all'Audi come lo sono rimasto io come ambasciatori, perché probabilmente hanno dimostrato di avere, secondo me, un qualcosa in più rispetto al classico pilota che è solo veloce e, e basta. Ho diviso l'abitacolo con tanti campioni, alcuni quasi tutti, tra l'altro, quelli che ho nominato il 90% molto positivi. Alcuni che si sono rivelati un po' una delusione, ma non dico dal punto di vista eh, umano, anche dal punto di vista prestazionale. Ho diviso la macchina con alcuni piloti che sono arrivati con una, una nomea in incredibile, e poi messi in macchina eh, si sono dimostrati veramente una, una delusione totale e non, non ho voglia di fare il nome sicuramente, però ci sono molti piloti anche del, se andiamo indietro del Formula 3 e del Superturismo che molto considerati ma per i quali avevo non un altissimo, diciamo un'altissima considerazione. Ecco un pilota che io voglio sempre ricordare come considerazione e ecco, sempre diciamo stimato in modo particolare. Se parliamo i tempi del superturismo, è Johnny Cecotto. Johnny Cecotto è una persona che io ho sempre rispettato e cercato di emulare perché era un pilota, secondo me velocissimo, uno dei più veloci in assoluto, ma soprattutto un pilota molto molto corretto. Mentre altri piloti con cui ho lottato anche nel superturismo, magari altrettanto veloci, ma non sicuramente corretti in pista, come lo è stato, come lo è stato Johnny Cecotto. Beh, eh, Questo è facile perché sicuramente Le Mans 99 che è stato il mio debutto a Le Mans con, eh, con Audi e, e, quindi, e purtroppo nella settimana di Le Mans è venuto a mancare mio papà per cui eh, dal punto di vista emotivo è stata una cosa eh, terribile perché eh, prima di tutto eh, mio papà non è riuscito a, a vedere... Eh, il mio debutto alleman con Audi che forse era un po' il, il, il suo sogno e, e soprattutto vivere una, la mia prima 24 ore con Audi e dovendo fare avanti e indietro da Parigi a Milano con l'aereo per poter assistere al funerale e sicuramente penso che ognuno di noi possa capire che è stato sicuramente il momento più difficile della, della mia carriera dal punto di vista emotivo. E poi tra l'altro è stata una Le Mans che sarebbe potuta diciamo, finire molto bene con una, con una, diciamo, una posizione sul, eh, sul podio, purtroppo tante rotture meccaniche al cambio hanno fatto sì che questo risultato non potesse essere raggiunto. Finimmo quarti con eh, Michele Alboreto e, e Lorana Yellow e però sicuramente probabilmente la rabbia che avevo addosso. E, e, e la forza diciamo e l'adrenalina che avevo addosso eh, mi fecero fare una gara secondo me incredibile perché ancora oggi se guardo i tempi eh, di quella 24 ore ero, ero stato di gran lunga il pilota più veloce dei, dei sei piloti Audi e il, il giro più veloce di, delle nostre due macchine in gara lo feci io ma la cosa... Incredibile, lo feci quando a un certo punto della gara dovemmo passare dopo la terza rottura del cambio al volante, dovremmo passare al cambio con la leva, oggi fa ridere questa cosa qui. Però allora, dopo la terza rottura del sistema del cambio pneumatico al volante, passammo al cambio a leva e nonostante fosse uno svantaggio dal punto di vista della prestazione, feci il, più, il giro più veloce dell'Audi R8 e dell'Aleman 99 con il cambio, col cambio a leva, quindi fu veramente una, dal punto di vista personale una bella soddisfazione. Sembra retorica quello che andrò a dire, ma non è così. Il momento più bello probabilmente è quando ho messo il sedere a Monza 93 sulla Audi 84 in sostituzione di Frank Bila, che io allora conoscevo solo di nome. Eh, che si ammalò e quindi Audi chiamò in fretta e furia Emilio Radelli per poter avere due piloti e per poter supportare Hans Stuck che allora per me era una, una leggenda vivente in Germania prima dell'arrivo di, di, Schum di Schumacher era sicuramente il pilota più famoso in Germania e, e con Beppe Gabiani andammo a Monza e supportammo Audi Sport Germania e Hans Stuck nello sviluppo di questo test pre-Coppa del Mondo Turismo che in quell'anno si svolse a Monza e quindi il, il, il fatto di poter testare due giorni con una squadra ufficiale insieme a Hans Tuck, e poi con, eh, con le conseguenze che ha avuto questo test, per quanto mi riguarda, per quanto riguarda la mia carriera, quello forse è il momento che ricordo con più con più gioia, poi ci sono eh, la vittoria del superturismo, le prime vittorie, la prima vittoria al Mugello eh, con l'Audi 80 sul bagnato, eh, la prima Le Mans, eh, tantissimi mo momenti felici, però quel primo test, quel primo giro di pista a Monza su una vettura ufficiale, soprattutto vista adesso, dopo oltre vent'anni, e eh, eh, considerando quello che poi ha... Mi ha portato nei vent'anni successivi, direi che quello è il momento più bello. E se non avessi incontrato Audi, devo dire la verità, in quel periodo lì, gli anni 90, io avevo una grande passione per l'altra casa bavarese. Eh, per i nostri competitor bavaresi e eh, il mio sogno sarebbe stato un giorno di poter correre eh, per loro io feci un test eh, tra l'altro dove vennero chiamati sette piloti di sette nazioni eh, tra i quali avrebbero scelto un pilota da poter in, inserire poi nel team ufficiale io andai a fare questo test fui anche scelto e poi purtroppo qualcuno qualche italiano che è molto influente eh, nel team eh, nel team bavarese mi, mi mise i bastoni tra le ruote e, e, quasi, e mi tagliarono le gambe, mentre l'input della casa madre era proprio di far sì che io potessi a far entrare, a, a entrare a far parte del, della loro squadra. E però, come dico, il, il rovescio della medaglia è stata quella di incontrare Audi. Una volta incontrato Audi ho capito che probabilmente quando la mia eh, diciamo la mia visione del futuro. Era legata a una determinata casa costruttrice lì capì che probabilmente avevo sbagliato tutto, che è una casa, la casa di Quattranelli, forse allora meno eh, aveva meno appeal per un giovane pilota di quanto aveva il nostro competitor bavarese, e invece era forse la squadra giusta, una squadra che aveva praticamente eh, fatto la storia già nei rally e, e aveva sul piatto un futuro veramente eh, incredibile, entrare a far parte di questa squadra poi ha dimostrato che eh, la mia visione precedente era completamente errata. Quello che ho capito subito è che la differenza tra Audi, tra Audi ed altre case costruttrici era il fatto che la, la squadra Corse Audi Sport era dipendente al 100% dalla casa madre. Era, un, un, era una, una branchia della, della casa madre per cui tutto quello che veniva fatto in pista veniva riportato alla casa madre. I piloti non erano solo il, il pilota che doveva portare in pista la macchina, fare la prestazione, ma era veramente un, un, un ambassador per il marchio e uno strumento per la casa madre per poter promuovere eh, poi i prodotti di serie. E questo è quello che mi ha fatto veramente cambiare anche la mia eh, mentalità e da quel, punto lì, da quel punto di vista lì credo che due o tre anni di Audi mi abbiano cambiato dal punto di vista professionale al 100%. E se mi chiedi qual è la più grossa soddisfazione per me come pilota Audi, non è tanto le vittorie aleman, le vittorie nei campionati, le vittorie, le 37 vittorie con i prototipi, ma il fatto di far parte oggi, dopo tanti anni, essere ancora legato alla casa madre ed essere un ambassador per il marchio. Quello forse è la più bella soddisfazione. Ma non me l'aspettavo, sapevo che c'era una petizione tra gli appassionati americani per far sì che io eh, entrassi a far parte velocemente della Hall of Fame perché comunque con cinque vittorie assolute e 6 in totale a Sebring ero il secondo pilota più vittorioso di sempre, in più eh, mi differivo eh, rispetto a, a tanti altri piloti che hanno vinto Sebring alcune volte perché l'ho vinto con tantissimi compagni di squadra diversi, per cui... Eh, per gli appassionati avevo veramente le carte in regola per entrare a far parte di questa Hall of Fame e poi eh, a pochi due mesi fa mi, mi arrivò la comunicazione ufficiale che il 14 di marzo sarei entrato ufficialmente a far parte di questa Hall of Fame. Quindi grandissima soddisfazione anche perché quando una cosa del genere succede eh, negli Stati Uniti e eh, eh non magari in Italia, e dove tutto potrebbe sembrare eh, scontato, è eh, sicuramente una soddisfazione che vale doppio. Sì. Penso di averne più di uno e io ho sempre cercato di avere dei punti di riferimento e il fatto che io sia stato forse uno dei piloti più longevi nella storia di Le Mans e delle vetture endurance, soprattutto a livello di risultati, perché longevi ce ne sono stati tanti, però longevi e vittoriosi non ce ne sono stati tantissimi. E direi che ho sempre preso come riferimento, a prescindere dalla... E dalla, dalla fede calcistica, no, credo che Alessandro Del Piero e, e Totti siano stati due esempi sicuramente da, da seguire. Totti forse ancora più di Del Piero, eh, perché ha mantenuto un livello di pre prestazionale incredibile fino ai 40 anni, e questo lo tieni solo se, dal punto di vista sportivo, e, e fisico e mentale, sei veramente. Al top. Poi ci sono altri sport, io sono amico e è un grande tifoso di Peter Phil perché Peter Phil è sicuramente un altro grande esempio da seguire perché alla sua età ancora ottenere questi risultati, questo è sinonimo solo di allenamento, dedizione e integrità fisica, quindi anche lui è un grande esempio da, da seguire. E poi a livello internazionale ce ne sono tanti altri. Primo tra tutti Federer, direi che Federer è veramente l'esempio dell'atleta dell che tutti i ragazzi dovrebbero prendere me, come esempio. Ma allora, mi sarebbe piaciuto tanto poter correre i tempi della 90 IMSA GTO, che secondo me è la più bella Audi da gara di sempre. Ho avuto la fortuna di guidarla più volte. In, durante alcune manifestazioni però mi sarebbe piaciuto poterci correre fare proprio una gara vera eh, negli anni d'oro di, di questa categoria quella forse è la macchina che più mi, mi prende tutte le volte che la guida ancora oggi e penso che la macchina del 1989 eh, sembra quasi impossibile che nell'89 Audi fosse già così avanti perché guidi quella macchina lì ti sembra di guidare una macchina moderna con 700 e più cavalli la trazione è incredibile, è una macchina che ti dà un gusto e è, è impressionante. Beh, Le Man, eh, finché non entri a far parte di questo, di questo evento, difficilmente uno riesce a comprendere l'importanza e la storicità che ha. Questa gara, questa manifestazione. Io non nascondo che il primo, la prima Le Mans che ho fatto nel 98 sono arrivato alle Man e non mi ha, è logico, da appassionato conoscevo la 24 ore, ma allora sai quando fai altri tipi di gara non, non avevo mai pensato di poter partecipare un giorno a quella gara. però una volta arrivato alle Man e veramente mi sono reso conto dell'importanza che ha quel tipo di, di gara e a livello veramente mondiale perché arrivano appassionati da tutte le parti del mondo ed è veramente una gara che è unica nel suo genere, una gara eccezionale che fa parte veramente della, della storia dell'automobilismo. Io dico sempre che ci sono 3-4 manifestazioni che rappresentano l'automobilismo a 360 gradi e sicuramente una è la 24 ore di Le Mans, l'altro potrebbe essere il rally di Monte Carlo, il 500 miglia di Indianapolis, Alcuni gran premi storici di Formula 1 come potrebbe essere Monza e, e, e Monte Carlo stesso, però diciamo queste sono le gare che, che racchiudono un po' a 360 gradi la storia dell'automobilismo. Il WEC è sicuramente è un campionato bellissimo. E sono stati fatti dei passi avanti incredibili negli ultimi anni, dal punto di vista proprio professionale, dell'organizzazione, dei media, del, eh, di tutto. Il problema è che è un campionato come il WEC, e sicuramente con 3-4 case costruttrici importanti, come potevano essere insieme Audi, Porsche e Toyota, più magari l'arrivo di qualche altra casa eh, nuova. Sarebbe stato il, il top. È logico che oggi, senza Audi e senza Porsche, eh, diventa, dal punto di vista eh, della PIL, sicuramente un po' meno eh, affascinante di come lo è stato fino a due anni fa. Dal punto di vista invece della competitività, direi che le nuove LMP2 saranno macchine, sono macchine molto, molto veloci. Calcolo che i tempi sul giro sono migliorati quasi 10 secondi dal 2017 rispetto al 2016, quindi sono macchine adesso che hanno le prestazioni non così lontane da quelle che erano un LMP1. Quindi dal punto di vista della competizione sarà per la vittoria assoluta Toyota a parte una, una competizione bellissima. È logico che eh, con l'arrivo l'avvento del ibrido ha un po' segato le gambe ad alcune case costruttrici magari che non avevano le stesse possibilità tecnologiche di Audi, Porsche e Toyota di entrare a far parte di questo, di, di, di questo campionato perché, o di questa, di questa gara, perché l'ibrido veramente ha alzato l'asticella dal punto di vista tecnologico ad un livello incredibile, quindi difficilmente raggiungibile da case che non avessero grandi possibilità economiche. E tecnologiche eh, da poter investire eh, per lo sviluppo di questo tipo di vetture. È facile rispondere a domande su quello che, che è stato il passato o, del, o, o se si parla del presente, il futuro è sempre un grosso punto di domanda, è logico, tra dieci anni mi vedrei anche bene, veramente in pensione e eh, un po' eh, diciamo con La possibilità di godermi eh, un po', diciamo, quella che potrebbe considerarsi la terza fase della mia, della mia vita. E se mi devo vedere legato a qualcuno, mi vedo legato ad Audi di sicuro. Questo eh, credo che non è, il, nostro, il mio è un legame imprescindibile, quindi credo che mi, ve, mi vedo sempre legato eh, ad Ingostat e alla casa dei Quattro Anelli. Audi la vedrò tra dieci anni. Al top di quello che saranno le nuove tecnologie del futuro. Credo che già con la E-Tron 4 sarà tra dieci anni quello che è stato fino ad oggi il, il simbolo 4 per Audi, diciamo un'icona legata al marchio, quindi credo che tra dieci anni E-Tron 4 sarà l'icona di casa Audi. E questo penso di non essere un mago per poterlo prevedere. Per quanto mi riguarda eh, spero tra dieci anni di essere ancora in salute e, e di poter essere ancora magari qui a parlare dei nuovi prodotti di Audi e di quello che Audi farà nel 2028 in campo racing, anche se magari eh, mi, mi sarà sempre più difficile, probabilmente tra dieci anni non, so, non sarò più in grado di salire. Così velocemente all'interno di un R18, quello sicuramente sì. Per quanto riguarda invece le vetture moderne, le vetture di oggi, eh, direi che la gamma è talmente ampia eh, e devo dire io, da io mi considero un uomo Audi a 360 gradi, D difficilmente eh, mi sentirei dire. Che questa macchina la preferisco rispetto ad un'altra come modello Audi. Io dico sempre che Audi ha nei vari segmenti tutto il meglio che un cliente possa chiedere eh, a seconda della vettura che richiede. Io credo che se parliamo del livello di partenza, è difficilmente è difficile trovare una macchina paragonabile a un Audi A1 in quel segmento lì. Come se parliamo del top di gamma, trovare qualcosa meglio dell'Audio 8 dell'ultima Audio 8, credo che sia impossibile sul mercato. E in mezzo c'è tutto il resto e soprattutto le macchine che a noi, a me, a te e ai nostri lettori piacciono di più in assoluto, che sono le, i modelli S e RS. Sicuramente dal punto di vista dell'utilizzo e della potenza, credo che me, non esista niente di paragonabile a un RS6. RS6 penso che sia diventato ormai un'icona. Per Audi e è un qualcosa che tutti cercano di imitarci e di copiare, ma non credo che sarà molto facile per, altri per le case e concorrenti arrivare ad un livello che abbiamo raggiunto con RS6. Con RS4, separiamo di uno step un attimino al di sotto, come prestazioni e come prezzo, e anche l'RS3 credo che non abbia uguali perché ogni tanto la possibilità di confrontarla con le macchine della concorrenza. E qui non è che voglio, qui io parlo da appassionato e non da concessionario Audi e non da uomo Audi. È quello che dico sempre ai miei, ai miei ragazzi, ai miei venditori: se paragoniamo le due macchine, facciamo un test drive con i nostri concorrenti, eh, sfido chiunque a dire che qualcuno è paragonabile, ha un prodotto paragonabile al nostro. Da quel punto di vista lì, credo che Audi sia veramente un, un gradino sopra tutti. Io sto guidando quella che per me. È La miglior macchina in assoluto di Audi, ma quando dico miglior macchina, come ti dicevo prima, non dico che la, la A è meglio della B o la C è meglio della D, dico come eh, contenuti. Io sto guidando da ormai da un anno eh, una SQ7 e credo che non esista un SUV eh, che possa darti soddisfazioni che mi sta dando una SQ7, perché una macchina di quelle dimensioni con un'agilità. Incredibile, con una guidabilità che fa paura perché ti assicuro che in curva vai forte come un RS6, con una stabilità che è imbarazzante perché dici non ha limite con la macchina di più forte vai e più la macchina è incollata per terra, accelerazioni e cambi di direzione da vettura sportiva. Quindi, secondo me l'SQ7 è la macchina che oggi per me rappresenta in assoluto il marchio Audi perché c'hai tutto, hai le dimensioni, io dico sempre, le dimensioni di un furgone e l'agilità di un R8 quindi direi che veramente secondo me l'SQ7 per un vero appassionato e un intenditore di auto credo che sia qualcosa di unico e soprattutto di raggiungibile per chiunque per qualsiasi altra casa costruttrice. saluto a tutti i lettori di AudiCaffè.it e ci vediamo presto sui campi gala. Ciao a tutti e continuate a seguire Yuri e il suo team.